Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali argomenti trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi parliamo di aree interne, di come il Consiglio regionale cerca di favorire lo sviluppo di questi territori spesso più disagiati rispetto altre aree e in particolare ci occupiamo delle zone insulari dell'arcipelago toscano con delle proposte che sono state approvate dall'aula di Palazzo del Pegaso. Lo sviluppo socio-economico delle aree insulari della Toscana, in particolare dell'arcipelago e quindi Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Giannutri e Gorgona, dovrà essere garantito anche prevedendo una consulta delle isole minori dedicata ai temi dell'insularità, della continuità territoriale e dell'integrazione. Inoltre, ai 33.000 abitanti dovranno essere assicurati interventi mirati sui servizi pubblici. È quanto chiede la proposta di risoluzione d'iniziativa della Commissione per la valorizzazione delle aree interne, approvata dal Consiglio regionale con 27 pareri favorevoli, 3 astensioni e nessun voto contrario. In Commissione aree interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che li risiedono però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là dell'afflusso della stagionalità turistica. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La regione toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale. Chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità, anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in regione, di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Questa proposta di risoluzione ha avuto un lungo iter in commissione, da febbraio che ci lavoriamo, abbiamo audito tutti i sindaci dei vari comuni delle isole e alla fine siamo arrivati a scrivere questa proposta. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti perché sono stati nella impegnativa sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole, perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei e infine il discorso ambientale, che forse è il più importante di tutti perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante, c'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua e poi in generale anche, devo dire, il discorso degli ungulati. Sì, una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali. Premesso che l'arcipelago toscano è, a nostro giudizio, l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano, non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria, che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona.
Parliamo anche di solidarietà in Consiglio regionale, infatti è stata presentata una serata benefica che si terrà questa domenica a Firenze al Teatro del Cestello, una raccolta fondi speciale organizzata per il popolo colpito dalla guerra, un fiore per l'Ucraina. Uno spettacolo artistico da contrapporre al disastro che la guerra sta provocando. Un modo per tenere alta l'attenzione su questi terribili eventi e per far sentire la presenza della comunità toscana a tutti i cittadini ucraini presenti sul territorio. È l'iniziativa di beneficenza Un fiore per l'Ucraina, patrocinata dal Consiglio regionale che al Teatro del Cestello di Firenze. Avrà la missione di raccogliere fondi da destinare a medicinali e generi di prima necessità per la popolazione gravemente colpita dalla guerra. E così è molto bello che altrove teatro, così come in tante situazioni le associazioni, gli operatori del mondo della cultura si siano attivati per creare una sorta di contrappunto della bellezza all'atmosfera cupa che questa guerra procura a noi e al disastro che procura laddove sta avvenendo. È importante perché laddove si esprime ciò che di meglio gli uomini e le donne sanno fare, cioè nel mondo dell'arte e dello spettacolo, pensare che quel prodotto venga dedicato a chi in questo momento non può fruirne, è costretto a rinunciarvi pur essendo appartenendo a un popolo che ha una grande tradizione di passione per il teatro, per lo spettacolo in generale, è un modo per tenere alta la nostra attenzione, per concretamente esprimere un gesto di solidarietà e per far sentire la presenza della comunità anche a quei cittadini ucraini che ci hanno raggiunto nel frattempo e che sono sul nostro territorio ora. Io ho visto la gioia relativa, ma il sentirsi sollevati e accolti di tanti ucraini e ucraine che sono qua e che hanno potuto magari condividere con noi momenti di questo tipo. Quindi li ringrazio davvero molto perché è uno spettacolo importante, è bellissima l'idea del biglietto sospeso, io ne acquisterò senz'altro almeno uno, invito tutti a farlo e a partecipare perché dobbiamo far sentire la nostra voce. Come vedete la legge della comunicazione è spietata e già la guerra occupa le colonne esime dei quotidiani, almeno non ci siano fatti eclatanti, sembra quasi che non ci sia più, ma la guerra in realtà c'è, sta andando avanti e il popolo ucraino sta soffrendo e dobbiamo necessariamente tenere alta la nostra attenzione su questo momento. Spazio ora anche all'arte, ospitata in Palazzo del Pegaso con mostre molto importanti che raccontano uno spaccato di storia anche della nostra regione. Iniziamo dall'impegno artistico ma anche civile di Venturino Venturi con appuntamenti diffusi sul Valdarno Aretino, il suo territorio, dopo la presentazione ovviamente in Consiglio regionale. Un progetto espositivo che è anche un percorso a tappe in tre luoghi culturali simbolo per il Valdarno Aretino, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Cavriglia. L'impegno civile dello scultore e pittore Venturino Venturi, Vedere il giorno e la notte, è stato presentato in conferenza stampa nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Il progetto, con tappe al Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, a Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini e al Museo Mine di Cavriglia, prende vita in occasione del ventennale della scomparsa dell'artista. Un modo per poter ricordare una delle figure più significative del Novecento toscano, Venturino Venturi, un modo per dire qual è la parte giusta della storia da cui stare. E non è un caso che tra le varie iniziative ci sarà anche quella di recuperare un murales, in linea anche con quello un po' al lavoro che facciamo anche noi, che racconta di una strage che ha colpito una popolazione, la popolazione toscana. E allora noi con questa iniziativa oggi qui vogliamo continuare a dire che investire sulla cultura è importante e che ogni iniziativa che andrà in quella direzione ci vedrà al loro fianco. Ha due aspetti molto interessanti a mio parere. Il primo è che ci sono più comuni che assieme hanno un obiettivo culturale di valorizzare il patrimonio del loro territorio e i valori legati alla memoria e alle istituzioni. Il secondo è che vi è una valorizzazione di un grande artista
che è Venturino Venturi da una parte e di un altro importante grafico che è Andrea Rauc. Insomma, la capacità attraverso l'espressione creativa del disegno di rappresentare temi, valori e aspetti sociali di una realtà, di un popolo e di una cultura molto forte. Venturino si è dedicato più volte alla memoria della storia del nostro paese e l'ha fatto da par suo. E vale a dire, ha scelto, come nel manifesto che è simbolo di questi eventi, di rappresentare e di restituire la memoria degli eventi della Seconda Guerra Mondiale e dei lutti che hanno colpito maggiormente la Toscana, ma non nella iconografia tradizionale, ma sempre pensando ad altro. Ed ha pensato agli uomini, alle donne e alla famiglia. Non a caso il monumento alla famiglia umana per i martiri della Resistenza di Loro Ciuffenna porta questo titolo, poiché secondo Venturino, e del resto Venturino è uomo della seconda metà del Novecento, conosce bene la lezione di Arturo Martini, è quello di parlare del passato attraverso il futuro che per Venturino è comunque legato agli uomini, alle donne e alla famiglia e alla capacità che ha l'essere umano di rinascere proprio da questo. In sintesi, tutte le volte che un uomo e una donna si prendono per la mano, il mondo ricomincia da capo. E a proposito di mostre, ci occupiamo di un'altra esposizione presente in Palazzo del Pegaso dell'artista Alessandro Gavilli, Racconti e suggestioni. Andiamo a vedere. I suoi quadri sono un intreccio virtuoso di cavalieri medievali e animali chimerici a cui fanno da cornice naturale e allo stesso tempo fantastica giungle metropolitane o suggestivi scorci della Cortona millenaria. L'arte del pittore aretino Alessandro Gavilli approda nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso con 20 opere in mostra fino al prossimo 18 giugno, che attraverso il bianco e nero e tocchi sapienti di colori riescono a evocare una sintesi metafisica e simbolica tra vita e sogno, mito e realtà. Ho cercato di dare il meglio per quanto riguarda il pensiero, quello che uno può trasmettere alle persone. E tutto quello che disegno, tutto quello che faccio, come ad esempio Africa, che rappresenta la tragedia dei profughi, raccontano delle storie umane in cui ognuno si può rappresentare e riflettere, perché al giorno d'oggi manca molto la riflessione. Le persone sono molto più legate al vedere, al mangiare e fuggire, invece c'è bisogno di pensare, di riflettere. E di ascoltare. La mostra attraversa un po' tutti i momenti più significativi della pittura del Novecento, dall'espressionismo al cubismo, all'astrattismo, insomma c'è un po' di tutto, una sintesi diciamo di queste correnti pittoriche che Alessandro Gavilli riesce in qualche modo a fissare in questi argomenti che egli intende comunicare allo spettatore. Ecco. Non è più l'interesse verso il quadro, ma l'interesse verso chi osserva, in modo che i sentimenti che egli cerca di sintetizzare in questi dipinti possano giungere allo spettatore e migliorarlo soprattutto. Credo che uno dei fili conduttori sia proprio qui davanti, è la fratellanza. Il tentativo dell'artista di scavare a fondo i sentimenti, i valori, specialmente in un periodo così delicato, infatti un'altra opera è proprio relativa al Covid-19, è uno studiare, un meditare lo spirito umano, ritrovare i valori che sono profondi, che sono antichi, come la nostra Cortona da cui proveniamo sia io che l'artista e che oggi ecco, riceve qui a Firenze un bel segnale ecco, anche di attenzione per il nostro territorio. Questo palazzo continua ad aprirsi verso l'esterno e lo fa oggi accogliendo uno degli artisti cortonesi cui sono più legato anche dal punto di vista umano, perché ecco, ci piace passare del tempo insieme, sono un amico di Alessandro e sono veramente contento che oggi la sua arte, il suo lapis sia protagonista ecco, di questa mostra in Consiglio regionale.
E con quest'ampia pagina dedicata all'arte in Consiglio regionale, l'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova puntata della Voce del Consiglio. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento. Arrivederci.